Eccoci di nuovo insieme con Mattina 9, adesso cambiamo argomento, parliamo di medicina, parliamo innanzitutto dell'inverno che ormai si sta facendo sentire perché le temperature, seppur non completamente rigide, però comunque sono sicuramente scese. Ciò determina naturalmente dei fastidi, a volte ci ammaliamo, c'è l'influenza, c'è la febbre, ma soprattutto c'è un fenomeno che si chiama otite, che è molto fastidioso, per cui dobbiamo conoscere quali sono le cause, ma soprattutto in che modo curarla. Ne parliamo perciò col professor Carlo Antonio Leone, che è direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell'azienda ospedaliera dei Colli. Perfetto. Professore, dopo la saluto soltanto con professore, sennò ci vuole un blocco a parte. Intanto buongiorno. Parliamo appunto dell'otite oggi, come riconoscerla, quali le cause e quale soprattutto la cura. Allora, che cos'è l'otite? L'otite è un processo infiammatorio che coinvolge l'orecchio, in assoluto l'orecchio esterno o l'orecchio medio. Quali sono le cause? Le cause sono legate prevalentemente, per quanto riguarda l'otite media, che è quella più frequente, ad una patologia ventilatoria dell'orecchio, cioè l'orecchio è una camera chiusa dalla membrana timpanica e da delle pareti ossee. Questa camera ha un'unica finestra, che è la tuba di Eustachio. Questa tuba di Eustachio, se non funziona bene, non aregge l'orecchio, questo crea un'alterazione della normale fisiologia dell'orecchio medio, quindi si crea una secrezione, questa secrezione riempie questo spazio e quando non è curata tempestivamente tende a spingere la membrana timpanica verso l'esterno, quindi con il dolore, fino a che questa non si rompe, il dolore passa, ma incomincia l'otorrea, cioè la secrezione dall'orecchio. Quindi questa in realtà lei sta spiegando tutti i fenomeni che avvengono qualora l'otite non viene ben curata? Queste sono le cause dell'otite. Io mi trovo di fronte a un paziente con l'otite, quindi un'infiammazione della membrana timpanica, se parliamo di otite media, e quindi devo subito terapizzare non solo l'orecchio, come molto spesso succede, ma soprattutto le prime vie aeree, perché la chiave della patologia dell'orecchio sta nella scarsa ventilazione, come spiegavo prima, quindi bisogna intervenire sul rinofaringe per liberarlo dallo stato infiammatorio e quindi riabilitare quella tuba. Giusto per semplificare e far capire a tutti, quando voi andate in montagna normalmente si tappa l'orecchio, che fate? O sbadigliate o ingoiate e si apre. Vuol dire in quel momento che la tuba si è aperta. Quando questa funzione, che è una funzione continua, si apre e si chiude migliaia di volte nell'ambito della giornata, non consente la ventilazione dell'orecchio, abbiamo un'otite. E non per questo l'otite è la malattia più frequente in età pediatrica. Sia perché sono molto più frequenti le infezioni delle prime vie aeree nel bambino, perché immunologicamente non è ancora preparato, ma anche perché la tuba di Eustachio nel bambino è più corta e più orizzontale, quindi più facilmente può infettarsi. Per le mamme appunto in età pediatrica come possiamo accorgerci che è in atto una otite? E normalmente il bambino si lamenta, porta la mano all'orecchio, molto spesso si associa anche a problemi gastrointestinali, soprattutto nei bambini molto piccoli, è perché il dolore crea poi tutta una serie di stimoli simpatici e parasimpatici che possono anche essere trasferiti all'addome. Ma la prima cosa da fare è consultare lo specialista, perché ricordiamoci che l'orecchio svolge una funzione che è determinante, che è la funzione uditiva. E soprattutto nel bambino una deprivazione, cioè un abbassamento dell'udito, può provocare anche delle alterazioni dell'acquisizione del linguaggio, perché se io non sento non parlo. Tra l'altro questo dell'otite è un fenomeno, una malattia, insomma una patologia che si riflette anche negli anziani che ovviamente ne fanno le spese ancora di più della fascia d'età media o bassa, perché ovviamente a rimetterci poi, come dicevamo, è l'udito, quindi di lì tutta una serie di problemi che possono anche determinare delle malattie più gravi poi alla lunga. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda il soggetto anziano, è ovvio che anche il soggetto anziano, come il soggetto adulto, può andare incontro a delle patologie infiammatorie dell'orecchio, ma soprattutto nell'anziano, quello che oggi è anche stato studiato anche dal nostro gruppo, insieme con tutti i geriatri della Campania abbiamo fatto questo studio, è determinante la funzione uditiva. Noi sappiamo che tutte le funzioni con l'età tendono a diminuire. A diminuire, infatti. E quando nell'anziano diminuisce
la funzione uditiva, diminuisce la capacità dell'anziano o del soggetto a comunicare con il mondo che lo circonda. Se voi pensate che tutto passa attraverso la comunicazione, se io non sento, non partecipo. Tutto questo favorisce la depressione, favorisce il decadimento cognitivo. Abbiamo fatto questo studio con i geriatri sull'Alzheimer precoce in soggetti con deprivazione uditiva. E abbiamo visto che se questi soggetti vengono terapizzati con una protesizzazione acustica o un impianto cocleare, il loro decadimento cerebrale si rallenta in maniera significativa rispetto a chi non ha avuto trattata la perdita uditiva. A questo punto, per quanto riguarda questa branca del sapere, è giusto fare prevenzione? Si può fare prevenzione? Non solo si può, si deve fare. Oggi sappiamo che lo stimolo uditivo non è solo uno stimolo legato alla percezione del suono, ma è uno stimolo che attiva grandissime fasce e superfici della corteccia cerebrale, quindi va a stimolare non solo la corteccia cerebrale ma anche tutte quelle zone sottocorticali. Sto dicendo per esempio per quanto riguarda l'attenzione, la piacevolezza, il piacere di ascoltare la musica, sono tutti legati a un buon funzionamento. Ma come si fa prevenzione? Appena ho dei sintomi mi accorgo che non riesco a comprendere bene le parole, quando incomincio ad avere difficoltà ad ascoltare, a relazionarmi o ascoltare, quando per esempio parlano più persone, questi sono sintomi che ci devono allarmare, consultare lo specialista e fare degli esami, sono dei test che ci consentono di valutare la funzione uditiva. Senta, poi naturalmente in prossimità dell'inverno dobbiamo coprirci di più, penso delle sciarpe, dei cappelli, utilizzare proprio un abbigliamento diverso che possa in qualche modo prevenire questa L'importante patologia. Non è ovviamente coprirsi, se fa freddo mi pare naturale che proteggersi, magari si va a nuotare aiuta. In acqua, l'umidità. Ma quello che è importante sono i cambiamenti di temperatura. Facciamo un esempio per i bambini. Le escursioni. No? I bambini che vanno in piscina. Il bambino va in piscina, si bagna, la mamma gli asciuga i capelli con il phon, poi poiché andiamo tutti di fretta, vero, in questo mondo, cosa... usciamo fuori e abbiamo uno... Però c'è il passaggio, scritto scusa i bambini che in realtà sono i primi a non... perché in quel momento c'è un eccessivo calore, loro sentono nel loro corpo un eccessivo calore, non hanno intenzione di abbigliarsi, quindi coprirsi con sciarpa, cappello, come possiamo agire? Il concetto è quello di far ambientare quando è possibile, gradualmente il bambino al cambiamento di temperatura. Questo vale anche per l'adulto e per l'anziano, cioè sono i cambiamenti di temperatura repentini che favoriscono questi processi infiammatori che poi portano a queste patologie delle prime vie aeree. Grazie allora al professor Carlo Antonio Leone, possiamo dire specialista dell'orecchio. anche, perché la nostra è una branca vasta, bellissima, che si occupa di orecchio, naso, gola, di un sacco di funzioni sensoriali. Se voi pensate l'olfatto, il gusto, sono tutte patologie che la nostra specialità tratta. Quindi, e di cui è importante conoscere quantomeno le linee guida per tutelarci. Assolutamente sì. Grazie professore. Grazie a voi. Restate con Mattina 9, adesso andiamo in pubblicità.